Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un altro. Non ricordavo come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto. Dovevo cercare aiuto a piedi. Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati nel mio gameplay. Bene ragazzi, prima di iniziare il gameplay e dire altre cose simili, vorrei ringraziare un ragazzo che veramente mi sta seguendo molto, ragazzi. Diciamo è l'unico che mi dà sostegno. Revenge Roar, scusami se ho pronunciato male in mano. Non mi sento proprio, comunque. Scusate se ho pronunciato male il nome. Beh, ti saluto e grazie di seguirmi e di sostenermi. Ma ragazzi, questa è la terza parte. Dovrebbe essere il titolo Risvegliarsi in un sogno. Tra le cose di Alice c'era un libro, The Creator's Dilemma, del dottor Emil Arnold. Ma ragazzi, la vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice. Non mi piaceva e non mi piaceva l'aspetto. Non so questo video quanto durerà. Spero il più poco possibile. La stazione di servizio faceva al caso mio. Là avrei potuto telefonare, ma la strada nella foresta sembrava infinita. Allora ragazzi, questo è l'ultimo video di questo capitolo, di questo episodio. Diavolo. È l'ultimo, diciamo l'ultima parte dell'episodio 1. Poi cominceremo il secondo episodio, che vi narrerò nel prossimo video. Bene, cerchiamo di fare il più presto possibile. C'è nessuno? Beh ragazzi, queste sono le pagine del manoscritto che ci aiuteranno a capire cosa si succederà andando avanti nel gioco prima che ci succeda. I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato Departure. Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato. Il nome dell'autore era il mio, ma io non l'avevo scritto. Non ricordavo di averlo fatto. Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte nel bosco da un uomo con un'ascia. Benissimo, adesso vediamo che c'è scritto. Departure di Alan Wake. Benissimo, andiamo avanti. L'uomo si girò verso di me. Il suo volto era coperto di ombre. Era difficile distinguerlo nell'oscurità della foresta attorno a noi. Ma l'ascia che sollevò era ben visibile. Il sangue della vittima la faceva luccicare. L'uomo sorrise sadico. Le ombre erano vive e distorcevano i suoi tratti. Era la scena di un incubo. Ma ero sveglio. Bene, ragazzi, queste pagine qua non si possono trovare, che si possono trovare solo a modalità incubo, ma io non le sto facendo modalità incubo perché non ho proprio la voglia di bestemmiare per tutto il gioco. Anzi, vorrei cercare di farlo venire il più bene possibile, se posso. C'è nessuno? Vi prego! Ho avuto un incidente! Ragazzi, se qualcuno non piacesse la grafica che sto caricando sul tubo, ragazzi, più di questo non posso fare, perché andando a renderizzare ho provato perfino a farla 1080p, ma 1080i non succede niente. Sembra la stessa grafica, perciò tanto vale, lo faccio a 720p. Le luci erano un buon segno. Forse non avrei dovuto arrivare alla stazione di servizio per trovare un telefono. Non vedo l'ora di armarmi di torce e pistola. Dovrei andare da questa parte. C'è nessuno? Vi prego, ho avuto un incidente. Ehi! Ehi tu! Se non venite... C'è stato un incidente. Perdete... Mi serve aiuto. La caparra. Io... Splendido. Devo... In affitto. Ah. Oh, merda. Carl Stati. Piacere. Di conoscerlo. Si richiede una caparra per prenotare. Fatti chiari. Capito? Parti chiari. Fatti chiari. Qui c'è. Da. Allora. Il posseduto era di fronte a me. Era impossibile metterlo a fuoco, come se stessi in un punto cieco causato da un tumore al cervello o una malattia dell'occhio.
Sanguinava ombre come inchiostro nell'acqua, come il sangue dopo il morso di uno squalo. Ero terrorizzato. Strinsi la torcia come se potesse salvarmi la vita, impedirgli di avvicinarsi. E all'improvviso la luce assunse un bagliore più intenso. Mamma mia, ragazzi, bellissimo proprio. Cazzo, mamma. Lo ricordavo, però non pensavo fosse così veloce. La luce, eccola qua. Right, false. Dovevo trovare in fretta una via d'uscita. Stucky poteva spuntare da un momento all'altro con un'ascia in mano, come Nicholson in Shining. Bella. Bella, 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 bella. Ok, vediamo un poco. Ah, pile. Buono. Munizioni per il revolver. Sì. Polizia di Bright Falls, come posso? Bastard. Pronto? Due piccioni. Che quasi si dovrebbe aprire la porta, aspetta. Si mette male. Ma vaffanculo, va. Ce n'erano altri. Ragazzi, non ci fate caso, per ora. Sono facili da uccidere. Ah, ragazzi, questi tipo graffiti ci indicano o munizioni o armi specifiche. La torcia illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano. Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti. Buono, buono. Ragazzi, porgo per dirvi che non so se farò una o due parti oggi, eh. Penso che farò solo una parte di una ventina di minuti, spero, eh. Per ora siamo a 7 minuti. Anzi, no, 8. Cazzo. L'oscurità della foresta non era affatto invitante, ma non avevo scelta. Dovevo arrivare alla stazione di servizio. Cavolo, non l'avevo visto proprio. Benissimo. Ragazzi, voglio dirvi che il prossimo gameplay, già ve lo voglio dire. Aspetta, perché qua ci dovrebbe essere delle pagine del libro, se non sbaglio. Sì, sì, vuoi vedere? Sì. Mi ricordo bene, dai. Rose sapeva di essersi fatta prendere dall'emozione, ma non le importava. Per lei, quel breve incontro con Alan Wake era stato l'apice della sua vita. Lo guardò mentre saliva in macchina con sua moglie. Era bella, sicura di sé, a suo agio con Wake, a differenza di Rose. Erano fatti l'uno per l'altra. Avrebbe dato qualunque cosa per essere loro amica. Spero di trovarle tutte, non intaccarmi in altre parti. Ragazzi, vorrei fare un gameplay, adesso ve ne parlo. Vorrei fare... aspetta, come si chiama? Splinter Cell Conviction. Adesso non ricordo bene, non sono bravo in inglese purtroppo. Se vi va di vedere quel gameplay, fatemi sapere che lo farò. Non sento più niente. E quello che diavolo era? Adesso io non ho visto niente. Sono cieco. Beh, tra poco dovrebbe apparire qualcuno, perché mi sembra un poco strano. Quando vidi il fiume scorrere là sotto, e non c'è nessuno. Qualcosa scattò nella mia mente. Capii che dovevo trovare il modo di attraversare. L'acqua non volevo nemmeno guardarla. Tu. Noi parliamo io. Se tu cadi nell'acqua muori. Non facciamo scherzi, eh. No, vedi qua no. Cazzo, c'è una mappa, mi metto a guardare di là, c'è.
Jeffrey Tate. C'è nessuno! Dovrebbe uscire qualcuno, perché è un bel po' che non esce nessuno. Non è ancora presto per affrontarti. Ma che voce del cazzo. Stachi era ancora là fuori, nel buio, che mi dava la caccia. Facciamo attenzione. L'ho detto che facciamo attenzione. Mi volevi buttare qualcosa addosso, eh? Volevi pagare la caparra. Allora, vediamo un po' che vedi qua. Dice che c'è qualcosa, andiamo a vedere. Dice qua sopra. Ma ragazzi, questo non è solo gameplay, è anche una guida per Fabulous. Per chi non ha voluto scoprire questo gioco più del dovuto, io diciamo faccio una piccolissima guida, dai. Senza esagerare. Spero solo che il gameplay vi starà piacendo e che vi andrà di seguirmi un po' di più del normale. Abbiamo trovato pilastino. Beh, meglio di niente, dai. Vediamo se esce qualcuno. No. Non è uscito nessuno. Vediamo un poco. Non mi sono fatto niente. Adesso dovrei attivare qualcosa, se ricordo bene. Speriamo che mi ricordo bene. Allora, le scale erano danneggiate. Dovevo trovare un altro modo per salire. Quando mai? Ragazzi, quella è Alan Wake, cioè ci rendiamo conto di che vuol dire. Poteva mai essere trovavamo la strada così facilmente. Che altro è stato? C'è nessuno. Ecco. Bastardo di merda, no? Bastardo di merda. Mi volevano colpire. Fortunatamente per ora il gioco non è che, cioè, ne escono una quindicina buona. Per ora ne escono al massimo 3 o 4 senza esagerare. Mi ricordo che il numero si arriva a un'altra pagina. Cavolo, già sono 15 minuti. No, 13, scusate. Piombavano dal cielo stridendo. Mi voltai proprio quando il lugolo era sopra di me. Per un attimo fissai un centinaio di occhi morti, perle nere che brillavano nel buio. Alzai la torcia e lo stormo esplose come fuochi d'artificio. Le piume bruciavano, si trasformavano in cenere. Le loro grida erano più forti delle mie. E che, se vuol dire che si stava cagando addosso? Non c'è niente? Oh, c'è qualcosa, cazzo. Buono. Fucile da caccia. Se non sbaglio, sì, dovrebbe essere quella da caccia. Ora devo attivare. Ah, sì. No, per un attimo mi ero dimenticato che dovevo fare. Allora. Ta ta ta. Ah. Beh. Mo? Ah. Adesso saliamo. Piano piano, senza correre, che se no inciampiamo e ci facciamo la buetta. Comunque ragazzi, porgo di nuovo per salutare quel ragazzo, Revenge Roar. Grazie mille che mi segue. No, devo scendere, mo, mannaggia. Trovate una nuova cosa. Bene, 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 bene. Adesso muoviamoci, guardiamo un pochettino. Dai, Alan, non ti stancare. Non ti allarmare.
Beh, ragazzi, fortunatamente questo gioco abbiamo la pistola insieme alla torcia. Cioè, ci sono giochi simili a questo, non proprio uguali, però che si usa solo una torcia e per il resto si deve scappare. Quelli veramente sono manicomi, cioè, in confronto a questo. Cioè, veramente sono manicomi. Allora, per di qua, cosa c'è? Ma ragazzi, facendo cadere queste... Non ci vedo. Facendo cadere queste cose, facendone parecchie, si sblocca un obiettivo, rovesciaci un quanta, una cosa di questo. Ragazzi, per chi ascolta queste cose tutte, si sblocca un obiettivo, ma io non ho proprio tempo, ragazzi. Oh, vediamo un pochettino. Qua verremo assaliti, perché nel buio si entra qua dentro e... Mo veniamo assaliti. Tra poco, Ma fammi correre nella luce che qua non mi attacca. Boh. Una pagina! All'inizio sembrava trovassi le pagine per caso. Il libro di cui non avevo memoria era una profezia vera e terribile, o un atto creativo che aveva riscritto il mondo. Iniziai a cercare le pagine febbrilmente. Contenevano la risposta al mistero. La risposta che avrebbe potuto salvarmi. Che avrebbe potuto. No, vabbè ragazzi, scusatemi, dai, per chi vuole andare avanti se lo legge. Non volevo toglierlo, lo giuro. La stazione di servizio era vicina. La sua luce, un baluardo nell'oscurità. Perdonatemi. Madonna. Colpa ai migliori. I belli per servire. È senza dubbio il migliore. Ma dobbiamo fare un bel po' di attenzione, eh. Il famous dog! Beh, il tremolio si è cominciato ad aumentare. Bastardo. Ah! Bastardo, volevo colpirmi. Cioè, ma è così divertente colpire Alan. Cioè, dopo devo provare di Alan, scusa, ti dà fastidio se ti do una botta. Madonna, ma è sempre stanco. Madonna mia. Entrai nel garage della stazione di servizio. Era buio e silenzioso. C'era un gran disordine. Sembrava che qualcuno l'avesse messo sottosopra o che ci fosse stata una rissa. La luce filtrava nella stanza da una porta sul retro, dove mi diressi. All'improvviso viene All'improvviso venni accecato accecato da una dalla luce. luce intensa. Una vecchia TV su uno scaffale si era accesa da sola. Incredibilmente mi vidi sullo schermo mentre parlavo come un pazzo. E beh, mica la prima volta, dai. Cioè, avrei fatto intervista, no? Dove dici, beh, deve essere qualcosa, ma punti di controllo raggiunto. Spezza della gamba. Che cazzo è, oh? Ma vaffanculo, mi sono cagato addosso. E buon appetito. Siamo sicuri? Speriamo. 1, 2 e 3. Bastardo, ne va, di là. Benissimo. Entriamo qui dentro, vediamo che c'è. Uè, bello! Buono! Ragazzi, se li seguite questi qua. Che c'è qua? Il cottage su Cauldron Lake? Chiese. Lo sceriffo mi guardò con sospetto.
La luce dell'alba filtrava dalle finestre dell'ufficio. Forse non sarei mai uscito vivo dal bosco senza il suo aiuto, ma non potevo raccontarle cosa fosse davvero successo quella notte. Avrebbe pensato stessi mentendo o delirando, mi avrebbe arrestato e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Beh, ci stiamo avvicinando, comunque. Ecco lì il signorino. Ma non è da solo. E che pensavate? Cazzo, mamma mia, che culo! Vieni da paparino. La faccio saltare adesso. Il corpo di Stacchi scomparve, lasciandosi dietro una lunga scia di incubo. L'ho distrutto, cioè. Dovevo arrivare vivo alle luci della stazione di servizio. Ah no, che se no gli davano a botte, cioè. Ragazzi, penso che il gameplay sta venendo bene, cioè non è che sto facendo proprio schifo. Spero che vi piaccia, ragazzi, solo questo, che ci tengo alle cose che faccio. Se vi piace, mettete un bel mi piace. Che cazzo è questo? Un bel mi piace. Boh, mi sembrava di aver visto qualcosa. Fui certo di riconoscere il carro che vide a Bright Falls quando arrivai il primo giorno. Sì, ma dove si entra? Dove si entra? Si può entrare? Vabbè, di sicuro qualcuno mi romperà i coglioni. Dopo la totale follia vissuta nell'oscurità, le luci della stazione di servizio erano confortanti. Almeno per un attimo, la normalità riprese il sopravvento. Stacchi sputò sul pavimento del garage e cercò di schiarirsi le idee. Da quando la coppia non si era presentata per le chiavi, le cose erano diventate confuse. Sentì qualcosa, un presentimento. Poi guardò in alto e si trovò davanti a un orrore inconcepibile. Barcollò all'indietro, rovesciando una latta d'olio. Una macchia nera si sparse sul pavimento mentre lottava per un breve istante, lasciandosi poi andare all'inesorabile oscurità che lo inghiottiva. Menchia. Che belle parole. Eravamo arrivati 2 settimane prima della festa del cervo. Se il cartello era esatto, ero sparito per un'intera settimana tra la notte del nostro arrivo e quel momento. Bene, dovrei andare nel garage, sperando che non il garage era un disastro. Sembrava che qualcuno l'avesse ribaltato o che ci fosse stata una rissa. Scriverò. Continuerò a scrivere. Ma che cazzo ti fa? Trova un telefono. Ti sembra facile. Ma Max, ma tu sei proprio cieco. Sei ciecato, eccolo là, no? Andiamo al cellulare. Polizia di Bright Falls. Bene, raga, penso che abbiamo finito. Scusate se l'ho fatto lungo questo video, ragazzi, ma saranno lunghi da oggi in poi perché il gioco è parecchio lungo. Grazie a Dio, sceriffo. Beh, ragazzi, casomai è finito. Lei è? La Warrior King 251. Ciao a tutti. Un brutto incidente. Mia moglie Alice è scomparsa. Si calmi, signor Wake. Stavamo in un cottage sull'isola, su Cauldron Lake. Non c'è nessuna isola su Cauldron Lake, non dopo la grande eruzione degli anni 70. La prego, posso portarla sull'isola? Sembra abbia preso una bella botta in testa. Si sente male. Senta,
Vedrò cosa posso fare. Ora salga in macchina, costeggeremo il lago e poi andremo alla stazione. Beh, ragazzi, casomai, ciao a tutti. A tutti. E ciao, Revenger. Boar. Non so nemmeno pronunciare. Non raccontarle cosa fosse successo nella foresta. Non mi avrebbe mai creduto e non mi avrebbe aiutato a trovare Alice. Bene ragazzi, per questo video è tutto e per l'episodio 1 è tutto. Beh ragazzi, spero che vi sia piaciuto seguirmi finora e che mi seguirete ancora. Da WarioKing951 ciao a tutti e ciao Revenger Roar. E commentate e iscrivetevi se vi va. Sempre se vi va. Ciao a tutti ragazzi. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep. Everything is. Beh ragazzi, ciao a tutti. Commentate e iscrivetevi. Ciao ciao.